Buonasera, buonasera a tutti, come sempre, altra lezione su Patanjali. Queste lezioni da casa sono ovviamente un mix tra teoria e pratica, perché sicuramente una delle linee guida che ha sempre adottato la mia scuola, quindi per me diciamo l'opportunità per far vedere anche un po' come funziona e si pratica anche tanto alla scuola, soprattutto a Stanga. In questa serata, appunto, siamo arrivati alla linea di Patanjali. Abbiamo terminato ieri con il riferimento al fatto che la pratica dello yoga, appunto, cerca di eliminare quelli che sono gli ostacoli all'interno della mente. Ve ne ricordo solo uno, poi ci sono tutte le altre lezioni alla quale poter andare a fare riferimento, che è appunto quello più importante su cui Patanjali appunto fa un punto sostanziale di un ostacolo per la mente, che è le interpretazioni errate. Allora, sostanzialmente, ieri abbiamo finito di dire che lo yoga inizia ad accendere una piccola luce all'interno della mente per far comprendere quando io inizio ad avere un'interpretazione errata, e da questa si scaturiscono una serie infinita di azioni che ovviamente non fanno altro che aggravare la situazione. Ma in particolare questa sera arriviamo agli 8 aspetti dello yoga, che sono quelli un pochino conosciuti tutti dagli yogi, ma che Patanjali inizia ad indicare solo nel secondo capitolo, e lo fa dopo aver chiarito bene un po' com'è il funzionamento della nostra mente. Allora, per l'appunto, ci sono 8 aspetti dello yoga chiamati appunto Ashtanga Yoga, che sono yama, i nostri atteggiamenti verso l'ambiente, e niyama, i nostri atteggiamenti verso noi stessi, le asana, la pratica di esercizi fisici, quella che ovviamente è più conosciuta da tutti, il pranayama, la pratica di esercizi respiratori, il pratyahara, il controllo dei sensi, il dharana, la capacità di dirigere la mente, e il dhyana, la capacità di sviluppare interazioni con ciò che cerchiamo di capire, che viene anche a volte identificato con la parola contemplazione. E il samadhi, che è praticamente l'integrazione completa con l'oggetto di riflessione. L'ordine di presentazione che Patanjali ci dà va dalla relazione con l'esterno a uno stadio di introspezione molto intenso e sottile. Tuttavia, questo ordine non è necessariamente quello da seguire in pratica, cioè si può iniziare dai diversi stadi. Però va da sé che se manca una sostanziale base si fa un pochino più fatica. Quindi diciamo che non ci sono regole prestabilite o itinerari precisi. Il praticante di yoga adotterà il percorso che gli conviene di più, per l'appunto, per raggiungere appunto lo stato di yoga, cioè di capacità di dirigere la mente. Diciamo che tutti gli aspetti comunque si sviluppano a mano che la persona progredisce nello yoga, e Patanjali per l'appunto ci indica come primi gli yama. Gli yama sono i nostri atteggiamenti verso il mondo che ci circonda, e questi atteggiamenti comportano innanzitutto l'attenzione verso tutti gli esseri viventi, in particolare quelli che sono in difficoltà e quelli che si trovano in una situazione peggiore della nostra, ovviamente. Poi, diciamo che sempre all'interno dell'iyama c'è indicata la capacità e la volontà di avere una giusta comunicazione attraverso sia le parole
gli scritti, i gesti, le azioni. E poi c'è anche indicata l'onestà di una persona, cioè la capacità di essere onesto, di riuscire a comprendere il giusto. E c'è la moderazione in tutte le nostre azioni e c'è l'assenza di avidità e la capacità di accettare anche ciò di cui abbiamo bisogno, soltanto di quello di cui abbiamo bisogno, non per forza del superfluo. E il modo in cui si manifestano queste qualità e lo sforzo che facciamo per ottenerle dipendono inevitabilmente dal nostro substrato sociale, culturale, dalle credenze religiose che abbiamo, anche dal carattere che abbiamo e dalle nostre potenzialità. Ma il modo in cui si manifestano in un individuo, queste qualità evidenziano a quale punto è questo individuo nel superare i suoi ostacoli mentali. E il nostro comportamento verso gli altri e verso l'ambiente rivela lo stato della nostra mente, e la nostra personalità. Quindi quando attiviamo un comportamento, siamo sempre, come dire, abbiamo l'occasione di manifestare veramente ciò che siamo. C'è anche da dire che ovviamente Patanjali li indica in questi termini in maniera anche estremamente essenziale. E è ovvio che su ogni punto si potrebbe dialogare tantissimo, però in realtà io vi sto indicando esattamente come Patanjali lì dice all'interno dei sutra. E sempre Patanjali ci dice che quando la scelta di questi atteggiamenti nei confronti del mondo che ci circondano è al di là di ogni compromesso e ovviamente indipendentemente da come siamo, da un punto di vista culturale, intellettuale, sociale, essa tende ad essere irreversibile, cioè noi quando iniziamo ad adottare determinati comportamenti è molto difficile tornare indietro. È ovvio che questi atteggiamenti non possono essere adottati bruscamente, non riusciamo poi a sostenerli nel tempo, dobbiamo, come dire, abituarci ad essere generosi, dobbiamo abituarci a essere onesti, dobbiamo riuscire a comprendere piano piano che quello è l'atteggiamento e il comportamento, giusto da adottare. Altrimenti, partendo da zero, se prima non avevamo questi atteggiamenti e li vogliamo immediatamente mettere in atto, è ovvio che troveremo un sacco di ostacoli perché diciamo, troveremo delle scuse per non mantenerli. Ma se cerchiamo di identificare le ragioni per le quali abbiamo un punto di vista differente e iniziamo ad isolare gli ostacoli che permettono questi punti di vista contrari, i nostri atteggiamenti cambieranno gradualmente, ovviamente. E gli ostacoli saranno rimossi e il nostro comportamento verso gli altri e verso l'ambiente cambierà in meglio. I nostri atteggiamenti verso noi stessi sono i niyama e sono al secondo punto, ovviamente. E i niyama sono ciò che noi possiamo fare per noi stessi. E tra uno dei punti fondamentali è l'igiene, ovvero mantenere il nostro corpo e ciò che ci circonda pulito e ordinato. Ovviamente un ambiente pulito e ordinato predispone meglio la mente e ovviamente ha la capacità di poterci direzionare in maniera più opportuna. L'appagamento è anche uno stato fisiologico, ovvero la capacità di sentirci a nostro agio con ciò che abbiamo e con ciò che non abbiamo. L'eliminazione delle impurità nel fisico e nella mente attraverso il rispetto di abitudini, al rispetto di un equilibrio fisiologico come il sonno, l'esercizio fisico, il cibo, il lavoro, il riposo, sono cose fondamentali che ovviamente Patanjali indica. Poi avremo la Gheranda Samhita che è un altro libro fondamentale di cui comunque parleremo e ne parleremo proprio come sto facendo con i sutra di Patanjali, che sono un pochino più tecnici, che danno tantissime indicazioni specifiche su come purificarsi, quindi purificare proprio il corpo e attraverso degli strumenti.
purificazioni che sono quotidiane, altre no, però comunque sono fondamentali per uno yogi. Poi, ovviamente, prendersi cura di noi stessi prevede anche uno studio e la necessità di valutare e di rivedere sempre i nostri progressi. Lo studio è una delle cose fondamentali. E c'è anche un altro punto fondamentale nei niyama, che è il rispetto nei confronti di un'intelligenza superiore e l'accettazione anche che siamo umani. E ovviamente qui predispone sempre Patanjali l'osservazione del fatto che noi siamo qualcosa, cioè qualcosa di più grande di noi. Le priorità degli atteggiamenti verso noi stessi comunque si stabiliscono automaticamente, proprio come quelli degli atteggiamenti verso l'ambiente. Gli atteggiamenti corretti si sviluppano a mano che si rimedia agli errori e alle azioni che causano ovviamente i problemi. Ci vuole un po' di tempo perché bisogna riuscire a comprendere qual è la giusta via da adottare. Ovviamente quando questi atteggiamenti sono messi in discussione, può essere di aiuto riflettere sui possibili effetti di atteggiamenti alternativi. Cioè, questa è un'indicazione che Patanjali ci dà, cioè dovremmo prima di agire metterci seduti qualche istante a osservare se in realtà quell'atteggiamento in cui cerco di avere una giusta direzione, ne voglio prendere un'altra, cercare di osservare un po' cosa potrebbe accadere nell'eventualità che non voglio mantenere quell'atteggiamento, è una modalità che ci permette di fermarci. Cioè, ciò significa che dobbiamo trovare una maniera di esaminare a livello intellettuale quali sarebbero le conseguenze di differenti possibili atteggiamenti in un dato momento in una determinata circostanza, cioè quando si dice guardare prima di saltare. Ovviamente è ovvio che se vado a dormire a un orario che mi permette un buon equilibrio, sono veglia, questo so che mi fa bene. Se invece preferisco rimanere sveglio fino alle 3 del mattino, sono ovviamente due comportamenti che sarebbe bene riuscire per qualche istante a decidere a livello intellettuale, quale sarebbe la scelta migliore. E questo ce lo dice Patanjali. Patanjali spiega oltretutto questo punto in maniera più dettagliata, facendo un sutra in cui praticamente ci dice che se per esempio un desiderio improvviso di agire con durezza o di incoraggiare di appunto incoraggiare a provare azioni dure può essere frenato riflettendo sulle conseguenze dannose, sarebbe il caso di farlo, perché spesso tali azioni sono il prodotto di bassi istinti come l'ira, la possessività, il giudizio, che poi magari viene anche da un giudizio sbagliato. E diciamo che ovviamente sarebbe il caso di fermarsi, ecco. Spesso comunque i nostri atteggiamenti verso le persone, le situazioni e idee sono molto chiari, altre invece no, altre volte non siamo molto chiari, abbiamo degli atteggiamenti verso delle persone e verso delle situazioni con la quale non abbiamo molta chiarezza. In questo caso un passo affrettato comunque può portarci in una situazione non desiderata. In queste circostanze è consigliabile prendere tempo per rifletterci sopra ed è qualcosa che effettivamente si dà un po' per scontato, è un consiglio scontato. In realtà Patanjali lo dice in maniera molto esplicita. Prima di agire in qualunque senso, se non abbiamo una chiara visione, è meglio fermarsi per riflettere. Dobbiamo ricordarci che non siamo tutti uguali, qualcuno può essere perfettamente a suo agio nell'esaminare i propri moventi, i propri atteggiamenti, qualcun altro può trovare molto difficile riflettere su se stesso. Ovviamente,
Patanjali ci dice che più si ha rispetto per gli altri, più si stimano i sentimenti di amicizia fra tutti coloro che sono intorno a noi. Perfino coloro che in certi momenti con altra gente sono maldisposti, quando sono con noi possono presentarsi diversamente e con un atteggiamento amichevole, perché comunque quando noi riusciamo ad avere il rispetto verso una persona in qualunque momento, è molto probabile che questo possa influenzare in maniera positiva questa persona. Ovviamente colui che dimostra un grado elevato di giusta comunicazione è molto difficile che fallisce nel suo agire, perché ha una capacità di comunicare ciò che vuole in una maniera molto chiara e ha una chiara visione della realtà ed è molto difficile che sbagli. La capacità di essere sinceri nel comunicare con sensibilità senza ferire gli altri, senza mentire e con la necessità comunque di una riflessione presuppone uno stato mentale di grande purezza. Le persone che hanno raggiunto questo stato molto difficilmente faranno azioni cattive. Alla persona che comunque non desidera ciò che non gli appartiene e accadono spontaneamente che accade spontaneamente che la gente gli riconosce fiducia e a volte possa dividere con questa persona ogni cosa, per quanto preziosa possa essere. Perché è proprio vero che a volte ciò che non desideri è molto probabile che arrivi, quindi sia nel bene che nel male, quindi a volte è anche un meccanismo che possiamo adottare e riuscire ad esserne anche un pochino più consapevoli. Al suo livello più elevato, sempre Patanjali ci indica che la moderazione produce la più alta vitalità individuale. Essere moderati è sempre la cosa migliore. Niente è sprecato se cerchiamo di sviluppare la moderazione in tutte le cose, in qualunque cosa. Il troppo causa problemi, il troppo poco può essere inadeguato. È sempre la giusta misura che è importante. Anche qui Patanjali ci dice che comunque colui che non è avido è ben saldo. Ha il tempo di riflettere profondamente e la sua comprensione è totale, cioè la comprensione di se stesso. L'importante, l'avidità è una delle cose per la quale la maggior parte degli uomini hanno interpretazioni errate, hanno confusione, non vedono bene la realtà per quello che è. Anche perché più cose possediamo, più dobbiamo prendercene cura e quindi il tempo e l'energia spesi per ottenere più cose, per proteggerle e per preoccuparsene, non possono essere consacrati ai perché esistenziali della vita. Cioè, fondamentalmente la maggior parte delle persone spende tanta energia nel direzionare la sua mente, i suoi pensieri verso delle cose. E ovviamente questo va da sé che è tempo ed energia tolto a qualcosa di molto più prezioso. Quando si sviluppa comunque la pulizia sia mentale che fisica, questa rivela la distinzione tra ciò che ha bisogno di una cura costante e ciò che invece è puro di per sé. Ciò che si desidera e ovviamente crea problematiche, questo il Buddha ce lo spiega molto bene. E oltretutto si riesce a comprendere che effettivamente ciò che sta più all'interno, nel profondo, va curato con maggiore dettaglio, con maggiore cura. Facendo così si riduce l'attaccamento eccessivo nei confronti delle cose esteriori, che sono comunque molto, sempre molto superficiali. Inoltre si diventa capaci di riflettere sulla natura profonda del sé individuale, ivi comprese la fonte di percezione, senza essere distratti dai sensi e liberi dalle interpretazioni errate accumulate col passato e col tempo.
Infatti, ricordiamoci sempre che Patanjali ci dice che le interpretazioni errate sono causa, di distrazione mentale. Considerare le cose esteriori come le cose più preziose e difenderle a tutti i costi non è la cosa più importante della vita. Il nostro sguardo deve comunque andare più in profondità, perché va da sé che, vabbè, ma queste pare siano, come sempre, pare siano delle cose molto scontate. In realtà bisogna sempre riuscire a verbalizzare queste cose, riuscire a verbalizzarle con se stessi, in una maniera in cui la mente può riuscire anche ad assimilare il concetto. Sono proprio processi mentali. In definitiva, si può dire che a volte è bene mai dare per scontato nemmeno alcuni concetti con noi stessi. Bisogna riuscire a rielaborarli a livello proprio di pensiero. E sebbene sembrano molto scontati, Patanjali non li dà per scontati, perché un buon praticante di yoga, quando si mette sul tappetino, deve aver fatto tutta una serie di pulizie interne, esterne ovviamente, ma anche interne, importanti, perché è molto difficile mettersi poi sul tappetino a fare un'asana e avere la mente piena di una serie di infinite informazioni totalmente inutili e molto superficiali. È ovvio che liberati da tutti questi attaccamenti, il risultato dell'appagamento è una felicità che è totale. È qualcosa che si sperimenta, è anche molto difficile comunicarla, però è un'esperienza, ecco, un'esperienza che va fatta. Ovviamente poi Patanjali comunque ci dice che l'eliminazione delle impurità permette al corpo di funzionare con più efficacia. Abbiamo in definitiva una serie di pratiche, come vi dicevo, all'interno della Veranda Semita, che poi appunto decanteremo, e perché sono pratiche che comunque aiutano il corpo a funzionare meglio e a tenere in maniera indiretta la mente sotto controllo. Lo studio sviluppato ai gradi più elevati ci mette in contatto con forze superiori che consentono la comprensione delle cose più complete. Qui Patanjali, quando dice forze superiori, intende proprio che più è efficace il nostro studio, più comprendiamo le nostre debolezze, le nostre forze, lo studio di se stessi, impariamo ad annullarle, le nostre debolezze, e a usare al meglio le nostre forze. Allora non c'è alcun limite alla comprensione, perché in definitiva, più conosciamo noi stessi, più riusciamo a utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma dobbiamo capirli quali sono. È un po' come riuscire a comprendere il funzionamento della nostra mente. Ci sono persone che a livello istruttivo e di comprensione hanno una capacità visiva, ci sono altre che invece sono sensoriali, e se riesci a comprendere bene questa differenza, è molto probabile che lo studio, l'apprendimento delle cose, se ben direzionato, sia ovviamente più semplice se utilizzi lo strumento con cui la tua mente funziona bene. Ecco perché va bene osservato come funzioniamo, perché per ognuno c'è un movimento differente, anche se la via è sempre una. Patanjali ci dice anche che comunque, come faceva riferimento nel primo capitolo, la devozione a Dio favorisce la capacità di comprendere appieno ogni tipo di oggetto, perché la devozione è un mezzo estremamente potente. Però anche l'intelligenza suprema è un mezzo importante e ovviamente tutto, questo ce lo dice sempre anche nel primo capitolo, si deve basare sulla fiducia. E allora ovviamente non ci sono tanti limiti, perché poi a un certo punto la mente ha la capacità di poter vedere tantissime strade, tantissime vie. E con la fiducia estremamente alta, o per mezzo della devozione,
o per mezzo dell'intelligenza suprema è possibile fare molteplici cose. E a susseguirsi Patanjali fa ora il riferimento alle asana, e qui c'è il nucleo centrale per tutti gli yogi praticanti. Diciamo che le asana ci aiutano a capire e a usare correttamente in modo più appropriato il nostro corpo e il nostro respiro. È più facile cominciare con le asana, la pratica dello yoga, ovviamente perché è più facile, soprattutto per noi occidentali, metterci sul tappetino e praticare. Perché comunque le asana cominciano a ridurre degli ostacoli che impediscono lo stato dello yoga. Diciamo che Patanjali, con questo sutra, che è forse uno tra i più famosi, no, è sicuramente il più famoso sutra di Patanjali, Stira Sukham Asanam, è diciamo il sutra sulla quale praticamente si evolve un po' tutta la pratica dello yoga sul tappetino. Ci sono diverse interpretazioni di questo sutra, alcune sbagliate, quella che si ricorda maggiormente ovviamente è quella che è sbagliata, che appunto dice che l'asana deve essere mantenuta senza sforzo e in maniera confortevole. In realtà questa interpretazione è errata perché a livello proprio di traduzione del sutra, il sutra dice esattamente che l'asana deve avere la duplice qualità di vigilanza e di rilassamento. Ovviamente è molto diverso, ma chi è un praticante di yoga e di posizioni dello yoga e a livello corporeo ha fatto l'esperienza, ben si riconosce in questa traduzione perché l'asana, se deve avere questa duplice qualità, cioè di vigilanza e di rilassamento in contemporanea, lo si può solo provare soltanto nella pratica. La pratica comunque di asana implica esercizi fisici, ovviamente, e quando questi sono praticati correttamente, ci deve proprio essere vigilanza senza tensione e rilassamento senza pesantezza o torpore. Sono due aspetti che vanno percepiti all'interno del corpo. Queste qualità possono essere raggiunte ovviamente lentamente e osservando le reazioni del corpo e del respiro nelle diverse posizioni che fanno parte appunto delle pratiche di asana. Una volta conosciute, queste reazioni possono essere controllate passo dopo passo. Quando questi principi sono correttamente applicati, la pratica di un'asana aiuta la persona a sopportare e anche minimizzare le influenze esterne sul corpo, quali l'età, il clima, il cibo e il lavoro. Comincia allora a ridursi l'effetto degli ostacoli, quali le interpretazioni errate. Il corpo infatti esprime ciò che è nella mente. Come si diceva nel primo capitolo, Patanjali ci dice che non solo nella mente ci sono degli ostacoli, anche il corpo presenta a livello emozionale degli ostacoli e te li presenta quando li osservi. Le conseguenze dannose degli ostacoli sul corpo si possono risolvere attraverso le pratiche dell'asana. Ovviamente l'asana, una posizione, apre una comprensione ulteriore di noi stessi. Se abbiamo, per esempio, mal di schiena, il bisogno di sollievo del dolore domina i nostri pensieri perché costantemente la nostra mente è attirata alla sensazione del dolore. Se riusciamo a ridurre, ovviamente con la pratica, questa sensazione, allora abbiamo la possibilità di cominciare a esplorare le cause della nostra sofferenza, perché fin tanto che c'è il dolore e che porta costantemente la nostra attenzione a quella sensazione, per noi sarà molto difficile, riuscire ad indagare
ulteriormente su quel dolore. Quando invece riusciamo a prendere dimestichezza con la posizione, anche se magari ha una sensazione di sofferenza, ma riusciamo ad osservarla, allora in quel momento inizia la vera pratica. La pratica di asana si può, ovviamente si può adottare, ma non è un'asana se non riesco a respirare. Ecco perché l'asana deve essere sempre accompagnata dal respiro. Le modalità respiratorie sono molto personali, possono variare ovviamente in seguito al cambiamento del nostro stato mentale, al cambiamento del nostro corpo, a tantissime cose, anche aspetti ambientali esterni. E ovviamente dobbiamo imparare a conoscere il nostro respiro. Acquisendo la capacità di riuscire a capire come funziona il nostro respiro, riusciamo anche a iniziare a controllarlo e quindi abbiamo la possibilità di avere la pratica del pranayama. Pratica del pranayama che fa parte sempre degli 8 stadi dello yoga. Il pranayama, Patanjali ci dice che è la regolazione consapevole e volontaria del respiro e ha lo scopo di sostituire forme inconsapevoli di respirazione. È possibile solo dopo una certa padronanza della pratica di asana, quindi prima si parte dalle asana, poi arriva il pranayama. In genere, riuscire a fare pranayama all'interno di una posizione arriva sempre dopo, perché questa pratica viene svolta di solito in posizione sedute, in una posizione che comunque è comoda e in definitiva con la colonna sempre dritta, quindi bene la postura della colonna che è dritta, quindi già mantenere la colonna dritta è estremamente difficile, quindi riuscire a portare poi il pranayama all'interno delle asana è un processo che arriva in maniera posteriore. Quali sono ovviamente le componenti del pranayama? Diciamo che fondamentalmente il pranayama, prana, energia, yama, controllo. Quindi il pranayama comprende la regolazione dell'espiro, la regolazione dell'inspiro e la sospensione del respiro. La regolazione di questi tre processi si raggiunge modulando la loro lunghezza e mantenendo questa modulazione per un certo tempo, coinvolgendo ovviamente in tutto questo processo la mente. La mente deve essere presente nell'esperienza. Le fasi del respiro devono essere lunghe e al tempo stesso uniformi. Ovviamente sono possibili moltissime combinazioni, di pranayama che ovviamente dovremo poi spiegare uno per uno e ci vorrebbe molto tempo, quindi qui soltanto Patanjali ci dice per l'appunto la qualità che deve avere il respiro. E quando praticamente si pratica l'asana, il respiro, il pranayama, in quel preciso momento, in un sutra Patanjali ci dice: allora il respiro trascende il livello della coscienza. Lo ripeto, il respiro trascende il livello della coscienza. Non è possibile essere più precisi di così, perché in quel preciso momento abbiamo una se particolare sensazione che trascende la coscienza. Non c'è altro modo per poterlo spiegare. È una cosa che potrebbe essere anche a livello sensoriale vissuta sul tappetino. Sicuramente è molto meglio comprendere a livello esperienziale che con parole. La pratica comunque regolare del pranayama riduce gli ostacoli che impediscono la percezione chiara, che è uno degli ostacoli della mente. In questo preciso momento Patanjali ci dice che, attivati tutti questi aspetti, la mente è pronta per essere diretta verso uno scopo preciso. Qui, appunto, dopo il pranayama,
arriva il pratyahara. Il pratyahara è il controllo dei sensi che si ottiene quando la mente è capace di restare nella direzione scelta e i sensi ignorano i diversi oggetti intorno seguendo le direttive della mente. Cioè, significa che riesco a portare tutti i miei sensi solo verso una direzione. Allora i sensi in questo momento sono completamente dominati, così i sensi cooperano nell'indagine prescelta, quindi nella direzione che ho scelto, invece di essere una causa di distrazione. Il controllo dei sensi non dipende da una disciplina rigida, si sviluppa a mano che vengono eliminati dentro di noi gli ostacoli della percezione. Patanjali termina con questo sutra il capitolo 2, per poi parlare degli aspetti un pochino più profondi che vedremo ovviamente domani. E che appunto ci conducono verso questo percorso degli 8 aspetti dello yoga. E questa sera in particolare però mi fermerò su quello che è il nostro, che ovviamente è quello su cui io vi ho indicato esattamente la traduzione, quindi il nostro punto fisso, cioè l'asana. Deve avere la duplice qualità di vigilanza e di rilassamento. Questa è la qualità che un'asana deve avere. Vigilanza e rilassamento sono due aspetti che devono essere in comune, in concomitanza. Quindi nel mantenere questa sera, faremo delle posizioni questa sera e cercheremo di farle un pochino tecniche. Quindi nel riuscire a mantenere queste posizioni, cercare di riuscire a mantenere questa duplice qualità. Per farlo, ovviamente come al solito, vi serve, ve lo ripeto, una stanza silenziosa, senza calze, e mettersi sul tappetino. Come sempre, anche vi dovete muovere con il respiro, se sentite che non state respirando. Vi fermate e di nuovo iniziate a respirare. Quindi senza calze, qualche minuto per posizionarvi. Lezione un pochino tecnica perché andiamo a fare una posizione conosciutissima nello yoga, in cui portiamo, in questo caso io la gamba sinistra, ma voi potete iniziare anche con la gamba destra, in cui portiamo bene il tallone a terra, apro le dita del piede, dobbiamo avere bene questo arco del piede attivo, deve essere ben visibile, se non lo è dovete riuscire ad attivare bene sempre i piedi anche quando camminate. Allora, lentamente radico le dita del piede, piego il ginocchio destro, lo tengo in linea alla caviglia, faccio qualche passo indietro se serve, apriamo un pochino, cerchiamo di avere bene un'apertura delle gambe, la gamba dietro ha il tallone all'indietro, le punte dei piedi all'interno, il piede in diagonale, il ginocchio destro spinge leggermente all'indietro senza esagerare perché devo tenerlo sopra la caviglia. In definitiva, molti hanno questa problematica, cioè tengono il ginocchio all'interno. Non lo faccio per non farlo, vigilo, vigilo sulla posizione, osservo che comunque devo avere una spinta verso l'esterno. I fianchi devono essere aperti. Come li tengo aperti e ben direzionati, il ginocchio tende di nuovo a rientrare all'interno. Allora, fisso bene il bacino e inizio ad attivare la muscolatura della coscia. C'è una spinta che di nuovo mi riallinea il ginocchio alla caviglia. Bene, in questa posizione cerco di, come sempre, non avere questo tipo di atteggiamento, ma avere sempre
I fianchi ben direzionati. Attivo bene le spinte sotto i piedi, il ginocchio sempre vigile, spinge verso l'esterno. Senza esagerare, non devo superare la caviglia. Da qui bene il petto aperto, sento bene il petto che è aperto, le spalle e allargo. Cerco di avere un po' di movimento delle spalle, cerco di sentire le braccia. Un po' fluide perché devo riuscire ad allungarle, quindi se sono troppo tese rimarrò in chiusura, invece devo riuscire a renderle morbide e ad allungarle le spalle verso il basso e cerco di sentire che in maniera morbida le spalle possono allontanarsi. Vigili sulla posizione del ginocchio, morbidi e rilassati sull'allungamento delle spalle. Il mento lo voglio portare in questo caso per me sulla spalla sinistra. Bene lo sguardo giù e di nuovo vigili sul ginocchio, la spinta sotto i piedi e mantengo. Facciamo riferimento bene al sutra. Duplice qualità di vigilanza e di rilassamento. Il respiro che si muove nel corpo. E lentamente allungo la gamba. Devo sentire l'effetto all'interno della coscia, ruoto i piedi, di nuovo il tallone all'esterno, le punte del piede all'interno, ruoto il piede, per me in questo caso il piede destro. E di nuovo il ginocchio piegato. E anche qui la spinta del ginocchio verso l'esterno. I fianchi non faccio questo e questo. Ma rimango bene al centro, quindi sento bene il bacino ben direzionato in avanti, il ginocchio che spinge verso l'esterno. Ricordate di attivare sempre le dita del piede. Attivo bene la spinta sotto il piede, il ginocchio sopra la caviglia. Devo sentire l'allungamento all'interno della coscia, la muscolatura comunque attiva, la gamba dritta. Bene, direzionati i fianchi, apertura. Vigilanza sulla spinta del ginocchio verso l'esterno e di nuovo le braccia morbide, le allungo. Sento bene un po' di fluidità all'interno delle braccia, senza esagerare, in maniera in modo da sentire le spalle che si possono allontanare. Bene, sento e allungo. E qui ruoto e guardo, in questo caso il mento per me va sulla spalla destra. Cerco di allontanarmi sempre con le braccia, qualcuno mi tira le braccia. Doppia qualità nell'asana, vigilanza. E rilassamento senza torpore, senza tensione. E di nuovo inspiro allungo, espiro, ruoto i piedi, stessa posizione, parte opposta. Ricordate il tallone che schiaccia, il piede che si appoggia, le dita forti, il ginocchio sopra la caviglia, i fianchi aperti. Bene la gamba dietro dritta e lunga e di nuovo allungo. Morbide le spalle perché cerco di avere bene un allungamento. E respiro. Osservo
vivo l'asana, riesco a stare dentro questa posizione, sento la difficoltà delle gambe, ma mantengo la postura e sento, allungo e sento. E di nuovo inspiro e ogni volta cerco di aprire un pochino di più le gambe. Il tallone che spinge, la gamba aperta. Ricordate di non fare questo, ma di avere sempre bene i fianchi in linea. Il tallone che spinge, apro le dita del piede, ben direzionato il piede, di nuovo apro. Ginocchio che spinge, ho le gambe sempre un pochino di più aperte. E di nuovo le spalle. Non faccio questo, ma rimango bene al centro. Ricordate che la colonna deve essere sempre dritta. Apro bene le spalle, allungo. E ruoto la nuca. Vigilanza sul ginocchio, il piede che schiaccia. Ed anche qui inspiro, ruoto bene il piede, ruoto bene, di nuovo apro bene il piede. L'attivo, attivare il piede significa anche la pianta del piede che schiaccia a terra, e un po' di più le gambe aperte. Bene la gamba dietro, bene i fianchi bene aperti, sento bene la postura, il ginocchio in linea alla caviglia. Guardo bene di avere la gamba destra, per me destra, in questo caso bella dritta e lunga, i fianchi aperti e allargo. Vigilanza sul ginocchio. Duplice qualità dell'asana. Allungamento delle spalle. Lento sopra la spalla, respiro. E di nuovo inspiro, allungo, espiro, ruoto il piede, di nuovo il tallone che schiaccia, il piede attivo. Ho sempre un po' di più le gambe aperte e apro. Mi raccomando, i fianchi, non questo, sempre al centro. Bene il ginocchio che spinge, apro. E di nuovo inspiro, ancora un po' di più se riesco, tengo a scivolare un pochino, ad aprire ancora un po' di più le gambe. Gamba destra. Per me in questo caso dritta e lunga, gamba sinistra, bene piegata, respiro, bene ancora la coda in avanti, allungo bene, apro, allontano le spalle, bene il piede dietro attaccato a terra, respiro. E inspiro allungo, espiro ruoto. Se ve la sentite aprite un po' di più le gambe, ma siamo già ad apertura buona qui. Quindi cerchiamo bene il ginocchio che spinge, i fianchi. Mi raccomando, la colonna al centro, bene aperti, allargo. Guardo bene in avanti. Duplice qualità, respiro ed inspirando allungo e rimango al centro. Bene, stasera l'apertura all'interno delle anche. I talloni verso l'esterno, le punte leggermente verso l'interno. Le gambe belle dritte, bene i fianchi direzionati, la coda in avanti. Inspirando, sollevo bene le braccia. Espirando, mi inclino verso destra.
Inspiro, ritorno. Espiro, inclino verso sinistra. Inspiro, ritorno. Espiro, mi inclino verso destra e qui ci fermiamo. Duplice qualità. Lentamente andiamo a portare la mano in appoggio. Allunghiamo bene, respiriamo. Rilassiamo anche un po' la nuca portando l'orecchio destro verso la spalla destra. Lingua sul palato. Inspiro, ritorno. Espiro, mi inclino e qui mi fermo. Mano sinistra o mano destra, cercate di appoggiarvi l'orecchio alla spalla. Ed inspirando, ritorno. Espiro, porto i talloni all'interno. Abbiamo già visto questa posizione in altre pratiche da casa. Scendo. Bene, scendo, respiro. Le ginocchia spingono all'indietro. Bene, il petto aperto. Inspirando, allungo le gambe. Espiro, di nuovo, scendo. Inspirando, allungo le gambe. Espiro, di nuovo, scendo. Colonna sempre dritta. Poi osservo cosa fanno le cosce e di nuovo inspiro. Espiro. Inspiro. Ruoto di nuovo il tallone dietro, bene, il tallone destro in questo caso per me, il piede sinistro in avanti. Questa volta, invece di piegare il ginocchio, tengo le gambe dritte ma apro bene, rotazione dei fianchi, sistemo bene. Apertura sempre delle anche. Inspiriamo, espiriamo, ci incliniamo in avanti. E andiamo a posizionarci dove arriviamo, arriviamo. Il petto bene aperto. Duplice qualità dell'asana, quindi innanzitutto cerco di sentire come posso aprire le spalle. Per aprirle devo rilassarle perché altrimenti andrò in tensione. Invece apro bene, rilasso e allungo. Mantengo e respiro. Ed inspirando ritorno. Sempre gambe dritte, ruoto bene i piedi. E di nuovo sistemo i fianchi, piedi bene attivi, allargo. Questa volta mi inclino. E scendo. E dove arrivo, arrivo. Mi fermo, apro bene il petto. Inspirando, ritorno. Ripetiamo le tre posizioni. Bene, ruoto di nuovo il piede. Apro bene il piede sinistro per me in questo caso, il tallone che porta a terra. Apro bene le dita del piede, piego il ginocchio che spinge verso l'esterno. Bene, apro, guardo bene in avanti. Il petto aperto. Inspiro, allungo, ruoto i piedi. Di nuovo, apro il tallone che schiaccia. I fianchi in linea, appoggio il piede a terra, le dita del piede, apro. Inspirando vengo su, recupero bene, talloni all'esterno, punte del piede all'interno, piego le ginocchia e scendo.
Inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno. Inizio a sentire bene i glutei. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno e mi fermo. Ruoto il piede sinistro. Allargo, scendo. Bene, Trikonasana, apro. Inspiro, risalgo. E ruoto bene dall'altro lato, Trikonasana. Inspiro, ritorno. Espiro, bene. Ora siamo pronti, abbiamo preparato le anche a questo movimento. Quindi iniziamo a fare una posizione un pochino più impegnativa. È una delle posizioni che volevo fare questa sera per riuscire a capire la doppia qualità che un'asana deve avere: vigilanza e poter lasciare andare. Quindi apro bene le dita del piede, ben direzionato in avanti. Piano piano sollevo la gamba destra, piego il ginocchio sinistro, porto il piede destro in appoggio. Allora, bene il ginocchio che punta in avanti, metto in diagonale. Da qui piego, appoggio, bene il ginocchio che punta in avanti. Naturalmente vorrebbe fare questo, ma noi lo teniamo sempre vigile, in appoggio, ben direzionato. La coda in avanti, il petto all'indietro, cerco di avere la colonna dritta e allargo le braccia. Mantengo la postura e respiro. Rilasso le braccia, non perdo il ginocchio verso l'esterno. Mi raccomando, non faccio questo. Tengo bene la colonna dritta, la coda in avanti e allungo e scendo e cambio. Dall'altro lato di nuovo apro bene le dita del piede, sollevo la gamba sinistra. Piego la gamba destra, appoggio il piede. Anche in questo caso non faccio questo, ma tengo bene il ginocchio che spinge all'interno. Quindi ben direzionato in avanti, mi appoggio, inizio a sentire che posso lasciare il peso, la spinta del piede sinistro sopra la coscia, il piede destro che mi sostiene. La coda in avanti, quindi colonna dritta, e allargo. Rilasso le spalle. Inspirando, allungo e scendo. Di nuovo dall'altro lato, mi raccomando, apro le dita del piede, radico sulla gamba destra, piego e appoggio e allargo. Petto su, colonna dritta. Inspiro, allungo e scendo. Apro bene le dita del piede destro sulla gamba sinistra, piego e appoggio. Coda in avanti. Inspiro, allungo e scendo. Ancora una volta apro bene le dita su, piego e appoggio. Inspiro. E scendo. Rilassate le braccia, vigilanza e rilassare la tensione. Inspiro, piego e appoggio. Inspiro, espiro. Bene, lezione un pochino più tecnica. Bene le ginocchia, bene i piedi, bene i fianchi, la colonna. E vi lascio questa sera.
potete tanto rifare tutte le lezioni. Mi raccomando, ascoltate anche la lezione teorica, che è importante, soprattutto questa sera, sullo Stira Sukhan Asana, perché spero una traduzione che vi sia piaciuta, una traduzione più dettagliata e più chiara. Ricordate, l'asana deve avere la duplice qualità di vigilanza e di rilassamento. Namaste. A domani.